andiamo a Madrid adesso per parlare della Terra Santa e di alcune reti di giovani che si sono create proprio per valorizzare la Terra Santa, e abbiamo in collegamento José Ángel Domínguez, di Programs Director di Crezio Foundation. Benvenuto José. Ciao, buongiorno. Allora, che cosa avete cercato di fare? La vostra è una fondazione giovanissima che ha messo in rete giovani di tutto il mondo. Perché? Per che cosa? Sì, abbiamo cominciato 2 anni fa il progetto. La fondazione è stata istituita 1 anno fa, dal mezzo di questa pandemia. Abbiamo cercato di collegare e connettere i giovani professionisti di tutto il mondo, ma anche connetterlo con la Terra Santa. Quello è il senso della nostra fondazione, Crezio, che significa eredità in latino, e quello è il senso che ha trasmettere questa idea che la Terra Santa è anche una eredità per tutti noi. Ecco, e perché questo legame con la Terra Santa? C'è stato anche un viaggio? Sì, certamente. Ho vissuto alla Terra Santa per 5 anni, ho visto l'impatto che la Terra Santa fa a tutti quanti, ai cristiani e ai non cristiani, a scoprire l'antichità, la tradizione culturale, il senso di molte cose che vediamo nella cultura occidentale è proprio radicato in quel luogo, nei luoghi santi. Poi ho la mia propria esperienza. Io sono ho arrivato alla Terra Santa quando ero 19enne e ho scoperto che quel senso di profondità nella Bibbia e nella vita di Gesù se costruisce anche col quinto Vangelo, con quei luoghi santi che fanno di trasfondo per tutta la narrazione. E poi questa fondazione ha cercato di trasmettere anche quell'opportunità, quella conoscenza a altri giovani professionisti che forse per essere nel mezzo della vita professionale sembrano di non avere il tempo o il desiderio di fare quel viaggio, il pellegrinaggio alla Terra Santa. Allora, ma poi abbiamo fatto questo viaggio l'anno scorso e sì, è stato straordinario. Abbiamo portato 35 giovani professionisti da 12 paesi a fare un incontro tra di loro e poi scoprire i luoghi santi. Abbiamo andato a Gerusalemme, a Betlemme, a Nazaret. Abbiamo avuto anche un secondo viaggio che è stato interrotto per i confinamenti, siamo dovuti tornare. Da allora in poi abbiamo fatto tutto quello che abbiamo potuto fare online per mantenere il collegamento, e la fondazione è cresciuta. Adesso c'è una connessione di più di 400 giovani professionisti da 49 paesi che si collegano ogni settimana per fare diversi eventi online. Questo è bellissimo. Cosa bisogna fare per far parte di questa rete? È molto facile. Noi abbiamo il nostro sito web, www.cretio.org. Lì c'è una sezione di come entrare nella rete, nel network che abbiamo costruito, e poi partecipare e offrire anche qualcosa della propria storia. Abbiamo avuto qualche testimonio meraviglioso da amici nostri dal Vietnam che ci fanno presente anche che c'è una minoranza di cristiani in alcuni paesi, ma vogliono avere anche questa connessione, non soltanto quando sono vecchi, ma anche quando sono giovani, di conoscere la situazione di altri cristiani a San Francisco o all'Italia o anche a Camerun. E facciamo questi collegamenti con eventi che cercano di presentare i grandi temi della etica, della questione morale e anche della situazione della Chiesa oggi. La settimana scorsa abbiamo avuto un incontro con professionisti di comunicazione del Vaticano. La prossima settimana i nostri invitati sono molti cari, sono un gruppo di rifugiati iracheni che abitano alla Giordania. E stanno cercando di uscire e trovare una vita migliore, colleghiamo con loro per fare così questa connessione
tra tutti i giovani del mondo possa essere più viva. Allora, capisco che siete molto vivaci culturalmente e anche molto abili tecnologicamente e che quindi usate tutti i mezzi che la tecnologia vi dà per questa rete collegata a tutto il mondo. Prima abbiamo visto dei video della Terra Santa, ma anche di San Giuseppe, perché è l'anno di San Giuseppe e quindi capisco che riuscite ad avere momenti di dialogo e di formazione anche spirituale, cristiana, tra di voi. Sì, certamente una cosa che è rimasta chiara sin dall'inizio della nostra fondazione è quella connessione che c'è così profonda tra la nostra vita personale, la nostra vita professionale e la nostra vita spirituale. Perché alle volte vediamo il mondo come così diviso che andiamo a lavorare e poi abbiamo la nostra vita e forse domenica andiamo in chiesa. Ma poi c'è questa idea trasversale dell'unità di vita che è così importante e abbiamo riscoperto che la Terra Santa ci offre una visione della vita cristiana così profonda. Perché vediamo Gesù per 30 anni a lavorare a Nazareth e ci chiediamo come faceva lui a fare questa connessione di network professionisti, perché poi quando arriva in un altro posto dicono ah, questo è il lavoratore, questo è il figlio di Giuseppe, quindi conosceva tante persone per il suo lavoro professionale e anche perché lui faceva presente la presenza di Dio in tutto il mondo. È quello che noi vogliamo portare, vogliamo realizzare questi viaggi alla Terra Santa, ma poi vogliamo tornare ai nostri paesi portando quel messaggio a tutti quanti. È veramente bello vedere come arrivano dei testimoni di quelli che hanno fatto il viaggio con noi, che poi dicono, beh, certamente il mio lavoro non è lo stesso. Adesso lavoro in un'altra maniera, perché mi sento più collegato, trovo meglio il senso del mio lavoro in una vita più spirituale, più connettata con Gesù. Il senso del lavoro, il senso della vita. E ti volevo chiedere questo, la lingua ufficiale vostra è l'inglese, tu sei spagnolo, parli benissimo l'italiano. Grazie. Che cos'è che ti ha colpito di più quando sei stato in Terra Santa? Cos'è che proprio ti è rimasto nel cuore? Ci sarebbe tanto da dire. Veramente una cosa che non posso non dire sarebbe le persone. Ci sono tantissime notizie nei giornali discussione, di tensione, di polemiche e quello possibilmente è vero, c'è una situazione non facile, il conflitto della Terra Santa, ma allo stesso tempo c'è tantissima gente buona, tantissimi amici che ho potuto fare, ho potuto mantenere e ancora scrivo in ebraico con lui o in arabo con lui, mantengo le connessioni e nei viaggi sempre ricevo questi inviti per andare a mangiare, a pranzare a casa di qualcuno, perché c'è veramente gente meravigliosa, gente che veramente crede quello che fa e fa cose che veramente sono importanti. Perché alle volte ci sembra che facciamo i nostri giorni sempre lo stesso, sempre il mismo giorno, da lunedì a venerdì, ma poi quando vedi lavorare questa gente che ha un senso più profondo della vita, forse per le situazioni, forse per l'identità che è così importante per loro, ritrovano nel lavoro il suo senso di vita e quello è così impattante. Il tratto personale è molto più profondo alle volte. Grazie José Ángel, e veramente buon lavoro con questa rete di persone di tutto il mondo, buona Pasqua anche a tutti voi. Grazie a voi, buona Pasqua a tutti. Grazie e arrivederci.